chiara che vi ha costretti a rimandare questo evento, quindi veramente benvenuti, mi fa veramente piacere avervi qui, così come avevamo detto, no? In quella serata che fra l'altro anche dal mio punto di vista è stata veramente bella, perché mi ha dato la possibilità di raccontarvi quello che era successo sul territorio, perché quello che dice Veronique probabilmente, anzi no, sicuramente è vero, ed è vero che è successa una cosa particolare. Subito dopo l'alluvione, che 5 mesi dopo posso dire che mi ha insegnato tante cose, nel senso che in questo periodo ho imparato veramente tante cose su diversi aspetti, però subito dopo l'alluvione, per una settimana, forse 10 giorni, non sono mai stato ricercato così come in quei 10 giorni. Io, mi sembra che ve l'avevo già detto, già alle 2 della notte sono stato contattato da un'emittente radiofonica, così come alle 6. Quindi diciamo che nei primi 10 giorni siamo stati al centro, se volete, un po' dell'attenzione. Nonostante questo, per esempio, nei cittadini si passava il discorso che si parlava di Senigallia e non di Sassoferrato, quando invece magari di Sassoferrato se ne è parlato, tanto per dire, tutte le immagini che hanno girato nei primi giorni riguardavano quello che poi potete vedere, tra l'altro, con i vostri occhi adesso, quello che è rimasto qui. Quindi in quel periodo lì direi che forse non ho sentito la mancanza, quasi una sovraesposizione che mi metteva già una pulce nel cervello di dire cosa succederà fra 10 giorni o 15, quando poi passerà tutto questo clamore iniziale. Quando poi non ci saranno più le visite del prefetto, del responsabile della protezione civile Curcio, perché abbiamo avuto anche lui, del presidente regionale. E quindi, passato quel periodo lì, in effetti c'è stato un po' di un grosso calo di attenzione su quello che era successo nelle aree interne. Io non parlo di Sassoferrato, di tutto quello che è successo nella parte interna, perché si è continuato a parlare di Senigallia, dei problemi di Senigallia, che giustamente andavano chiaramente attenzionati, però poi c'è stata veramente una dimenticanza grave, probabilmente, di tutto quello che sono stati problemi nell'interno. E questo, insomma, ci ha messo un pochino, se volete, in difficoltà anche con i nostri stessi cittadini, che lamentavano questa mancanza di visibilità di un territorio che, in effetti, come diceva Veronica, invece e sta tuttora affrontando una situazione emergenziale incredibile. Allora, i numeri di cui parlava Veronica, per quanto riguarda Sassoferrato, io parlo dei nostri, perché poi conosco anche quelli degli altri comuni, ma non voglio entrare su quello. Noi, posso dirvi questo, noi abbiamo fatto lavori in somma urgenza, sono lavori immediati di ripristino della viabilità e dei servizi fondamentali per tutti i cittadini per circa 7 milioni di euro. Questi sono lavori che si sono resi necessari proprio per non lasciare nessuno, anche fosse una piccola frazione con una persona, nessuno è stato lasciato al suo destino. Siamo riusciti ad arrivare dovunque. Devo per questo ringraziare, e l'ho fatto anche pubblicamente, la Protezione Civile e il Corpo dei Vigili del Fuoco, che hanno stanziato una unità di comando proprio qui a Sassoferrato, ci hanno dato una grossissima mano. Ma dopo 10 giorni, da lì in poi, siamo rimasti da soli ad affrontare quello che c'era da affrontare. Ci siamo rimboccati le maniche. Dobbiamo dire grazie a tutte le ditte, le nostre ditte del territorio, che sono messe a disposizione, perché quei 7 milioni, questo è forse il messaggio che non riusciamo ancora a far passare, quei 7 milioni di somma urgenza che noi abbiamo messo in campo seguendo le indicazioni della Protezione Civile, perché faranno parte di quei 200 milioni che sono stati stanziati dalla Stato, ma di cui ancora non si vede, no, la fine della rendicontazione del passaggio ai comuni stessi. Bene, quei 7 milioni sono 7 milioni che noi abbiamo messo in campo, ma che le ditte che hanno lavorato hanno anticipato, perché sono tutte ditte che si sono messe a disposizione, hanno fatto i lavori, stanno ancora completando i lavori, e lo hanno fatto con un grandissimo spirito di appartenenza, mi verrebbe da dire, perché io so per certo di altri territori che non sono riusciti a trovare ditte che hanno avuto la disponibilità di mettersi in gioco su una partita che probabilmente sapevano che sarebbe durata per mesi, per andare
alla chiusura. E quindi io di questo vorrei veramente ringraziare tutte le ditte del territorio che sono messe a disposizione, così come l'ho già fatto la struttura comunale che ha fatto un grossissimo lavoro. Quindi, per venire alle tue due domande, uno, ci siamo sentiti trascurati? Ve l'ho spiegato. Nei primi 10 giorni non ho mai visto tanti giornalisti come nei primi 10 giorni. Poi sì, da lì in poi probabilmente sì, ma ripeto, siamo comunque rimboccati le maniche, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per quanto riguarda la situazione attuale, allora, ho detto 7 milioni di somma urgenza, una stima dei danni preliminare di 65 milioni su tutto il territorio, un territorio che per circa la metà non è più come orograficamente come era prima dell'alluvione. Ci troviamo degli alvei fluviali che hanno deviato il proprio percorso, alcuni dicono che hanno ripreso il vecchio percorso che era stato, no, manomesso dall'uomo, però sta di fatto che quello che era prima del 15 febbraio, orograficamente, buona parte del nostro territorio non è più così. Ci troviamo con tante strade di comunicazione comunali che sono state ripristinate, ma nell'emergenza pura, poi hanno bisogno di una risistemazione complessiva. Ci troviamo con delle strade provinciali che sono ancora chiuse, nonostante che anche qui devo dare atto che la provincia di Ancona si è mossa molto bene, rapidamente, e ha da subito attivato gli interventi che doveva attivare. Quindi questo è un po' il quadro che abbiamo. Noi abbiamo avuto solo una grossissima fortuna quella sera, che tutto è successo prima dell'ora di cena. E quindi la nostra grossa fortuna è stata quella di non avere e di non dover contare vittime. Noi abbiamo avuto solo sei feriti, di cui uno abbastanza grave, che però poi alla fine è tornato a casa, non a casa sua perché non ce l'aveva più, si è dovuto trasferire. Però questa è stata la nostra grossa fortuna, perché se fosse successo un paio d'ore dopo, con la gente a cena, probabilmente avremmo contato gli stessi morti, se non di più, di quello che è successo purtroppo ad Ostra, Barbara e Arcea, perché anche una persona di Arcea. Quindi da questo punto di vista ci siamo consapevoli di questo. La nostra fortuna è stata quella. Tolte appunto questo discorso di non aver avuto vittime, per il resto sul territorio effettivamente c'è stato un impatto gravissimo. Ripeto, stiamo correndo per cercare di rimettere